Presidente, si rinaugura una strada chiusa dal 2000, quella Cinque Fronti Mammola. È un grande evento per questa comunità e anche per quella di Mammola. Sì, è diventato un grande evento perché è una strada già realizzata da tanti anni e che dal 2000 l'ANAS aveva deciso di chiuderla perché c'erano dei punti di criticità. Ricordiamo che questa è una strada importante non solo perché collega Cinque Fronti e Mammola, ma anche perché rappresenta l'unica viabilità alternativa a quella che è la strada di grande comunicazione, l'Aione Tirreno. Per noi è una soddisfazione, pur nelle ristrettezze economiche in cui ci troviamo, in cui si trovano tutti i comuni, aver potuto, ecco, offrire un servizio importante. Era nostro dovere farlo, lo abbiamo fatto e convinti come siamo che la viabilità è una delle poche opere di ingegneria sociale che consente appunto alle comunità di spostarsi e naturalmente poterlo fare con un minimo di sicurezza è doveroso per le pubbliche amministrazioni. Una strada interrotta per lunghi 5 anni per una frana è la SP5 che collega Cinque Frondi a Mammola, un percorso storico e alternativo alla SGC Ionio Tirreno che in questi 5 anni aveva perso la viabilità per i danni subiti da un consistente smottamento. Un intervento della provincia ha riaperto una strada che torna a riunire due comunità, quella di Cinque Frondi e di Mammola, ma non solo. La SP5 ha una sua particolarità in quanto attraversa uno dei tratti più belli del Parco dell'Aspromonte, fatto di aree picnic e boschi secolari di inestimabile bellezza. Ora, grazie all'intervento della provincia di Reggio Calabria con il suo presidente Giuseppe Raffa, sostenuti in questi anni dalle costanti sollecitazioni e interessamento del consigliere provinciale, attualmente vice sindaco di Cinque Frondi con delega ai lavori pubblici, Giuseppe Longo è tornata ad essere un'arteria viva che riunisce le comunità del versante tirrenico con quello ionico. Si riapre una vecchia strada dal grande valore, soprattutto per due comunità. Mammola e Cinque Frondi. Sì, un giorno di grande festa, purtroppo rovinato dal maltempo, però per noi è motivo di grande soddisfazione perché è una strada che era chiusa al transito da ben 7 anni, dal 30 gennaio del 2009. E siamo riusciti anche in provincia, in qualità anche di consigliere provinciale di questo territorio, di portare a termine un lavoro che per noi era di grande importanza e di priorità assoluta anche dal punto di vista dell'agenda programmatica politica. Oggi finalmente quella strada è percorribile in sicurezza e quindi per questa comunità, ma anche come lei diceva, per quella di Mammola, credo che sia un motivo in più perché quella strada tra l'altro rappresenta l'unica vera alternativa all'Ionio Tirreno che come sappiamo purtroppo spesso è oggetto di gravi incidenti. Però al di là di questo aspetto c'è anche da valorizzare l'aspetto naturalistico perché lungo questo percorso ci sono varie località laddove ci si può fermare con aree picnic attrezzate, una in particolare località Parlato, che proprio in questi giorni siamo riusciti come comune di Cinque Frondi a riportare finalmente alla luce dopo anni e anni di abbandono. Quindi per noi oggi è un grande giorno di festa e faremo in modo d'ora in poi, anche in sinergia con l'ente parco e con la provincia appunto di Reggio Calabria, di fare in modo che questa strada sia un fiore all'occhiello per tutto il territorio. Allora, Sindaco, si riapre una vecchia strada dal grande valore simbolico e anche sociale, due comunità che si ritrovano, Mammolo e Cinque Frondi. Sì, si riapre una strada che non solo ha una valenza, come dice lei, sociale e che ricongiunge due comunità che da tanti anni, diciamo, questa strada formalmente impediva di potersi incontrare se non attraverso l'Ionio Tirreno, ma è una strada fondamentale perché è l'unica alternativa intanto all'Ionio Tirreno, anche in caso di incidenti, quindi anche per una questione di sicurezza. È una strada che porta ad uno dei posti, diciamo, più belli di tutto il territorio, che è la Limina e tutto il suo patrimonio naturalistico. E sostanzialmente è poi una strada, praticamente era chiusa, una strada dove diciamo, nella zona dopo la chiusura vi erano anche dei residenti. Quindi finalmente viene ripristinata una situazione che non poteva più essere in quel modo. Noi diciamo, come associazione Rinascita abbiamo iniziato questa battaglia 5 anni fa con una petizione popolare e poi ringraziamo l'amministrazione provinciale di aver accolto la nostra petizione e da lì in poi finalmente qualcuno ha iniziato ad accendere i riflettori su questa strada e finalmente oggi, e sono felice ed emozionato, riapriamo questa strada.